Nella giornata di sabato 15 febbraio, presso l'Hotel dei Platani di Nola, si è tenuto l'incontro dell'ONPIL provinciale di Napoli per l'elezione del nuovo presidente, dei nuovi consiglieri, revisori dei conti e probiviri. Il nuovo presidente eletto, per acclamazione, è Luigi Barbati, della Prologo di Camposano. La grande novità di questa riunione è stata però l'elezione nel direttivo provinciale di sei giovani. Si tratta di Carlo Capuano, Claudio Napolitano, Antonio Nuzzolo, Francesco Topo, Valentina Sarnataro e Marianna Pasqualina Alfano. L'obiettivo da perseguire da parte della nuova squadra neoeletta, dice il presidente Barbati, è quello di fare in modo che le Proloco ritornino ad essere sentinelle del territorio e primo collante culturale tra cittadini e le amministrazioni. A tal proposito è stato presente alla riunione di ieri il dottor Luigi Raia, direttore generale dell'Agenzia per la promozione del turismo e della Campania, che ha introdotto tutte le novità riguardanti le Proloco all'interno della nuova organizzazione turistica regionale. Cambia il ruolo delle Proloco all'interno dell'organizzazione turistica regionale. Da ultimo, il Presidente De Luca ha voluto fortemente una riforma della legge 18 del 2014, per cui le Proloco ora sono di fatto attratte in quella che è la competenza dell'agenzia regionale che io mi onoro di dirigere. Cioè da oggi, quindi dall'anno corrente, i programmi presentati dalle Proloco saranno validati dall'Agenzia, la quale si occuperà anche di erogare i contributi che la Regione Campania stabilisce a favore delle associazioni Proloco e dell'UNPLI regionale. Io ritengo che il contributo offerto dalle Proloco a quella che è l'animazione territoriale, la vivacità dei territori e l'accreditamento degli stessi a fini turistici è stata importante e deve continuare ad esserlo. Oggi il legislatore ha deciso di mettere tutto a sistema. Parliamo tanto di reti, oggi la rete c'è e il soggetto che deve gestire questa rete è l'agenzia regionale. Così come l'agenzia regionale ha superato, con la costituzione dell'agenzia regionale è stata superata la parcellizzazione dei vari enti, allo stesso modo le Proloco oggi possono interloquire con un unico soggetto, il quale ha una prospettiva regionale, nazionale ed internazionale e quindi è capace di poter orientare gli sforzi lì dove sono necessari. Quindi ben venga questo sodalizio tra enti locali, Proloco e salutiamo con grande piacere la novella legislativa che porta ad essere le Proloco oggi un soggetto centrale all'interno dell'organizzazione turistica regionale. L'importanza dell'incontro di ieri, che rappresenta per l'ONPI provinciale un vero e proprio evento di novità, è dimostrata dalla presenza anche del vice sindaco della città di Napoli, Francesco Iovino, che assicura la disponibilità e l'apertura da parte della città metropolitana nei confronti delle Proloco, sottolineando il radicamento e la storia di queste associazioni che hanno da sempre contraddistinto la cultura e il turismo della città. Innanzitutto ci saremo vicini come la disponibilità e l'apertura di quelle che tutte sono a patrimonio, diciamo, le nostre strutture, ma ancora di più la disponibilità eventualmente nelle fasi di progettazioni, ma anche di progettualità che arrivano. Naturalmente testimonia il fatto che nell'ultimo piano per la cultura le Proloco sono state destinatarie di alcuni finanziamenti. Rappresentano per noi, come dire, come diceva lei prima, le sentinelle della cultura, ma anche devono fare un po' da faro per le altre associazioni. Avendo una storia importante e rappresentante, anche una struttura radicata ormai su tutti i territori, perché lei mi dice ce ne sono 100 in area metropolitana di Napoli, ma Napoli è 92 comuni, compresi il comune di Napoli città. Allora, quindi questo che cosa sta a significare? Quel radicamento, quella storia di fatte di persone, fatte di emozioni, fatte anche di eventi, di iniziative importanti, devono essere portati ancora più alla luce anche affinché questi grandi attrattori in termini di turismo, questi grandi attrattori in termini di trasporti che devono rappresentare, come dire, un modello di sistema culturale efficace, possano seriamente funzionare. L'UMPLI naturalmente avrà vicino un'area metropolitana, come diceva lei, di 3 milioni di abitanti. Io penso che si deve, come dire, avviare una comunicazione efficace. Per avere una comunicazione efficace ci vuole un mittente, un ricevente, un canale e un messaggio. Ad omaggiare il neoeletto presidente Barbati anche il suo concittadino, il sindaco di Camposano, Francesco Barbato, che si è dimostrato entusiasta della nuova nomina, annunciando il supporto da parte del comune di Camposano in ogni iniziativa indetta dall'UNPLI provinciale.
Le proloco sono davvero il sangue che circola nelle vene di un comune, di un paese. E grazie al lavoro che fate voi, in modo gratuito, con tanto volontariato, con tanto impegno, e che a volte si riescono a realizzare manifestazioni, iniziative, belle feste, insomma siete una parte essenziale di qualsiasi città, di qualsiasi paese. Ecco perché non capisco a volte amministratori, sindaci che invece non riescono ad interagire con le proloco, addirittura creano problemi, mettono bastone tra le ruote. È una cosa davvero demenziale ed è la ragione per la quale, ecco, la politica si allontana troppo spesso dai cittadini e la politica non sta dalla parte dei cittadini. Voi, la proloco, state da parte dei territori nei quali operate ed è la ragione per la quale non solo vi ospito con piacere per il vostro modus operandi, tra l'altro il presidente che leggerete stasera è della mia città, Luigi Barbati, e quindi mi fa ancora più piacere anche quest'altro evento, ma sappiate che da ora potete contare sulla mia città che vi ospiterà in ogni momento, sarà sempre lì pronta ad accogliervi per qualsiasi iniziativa vogliate fare e trovate sempre le porte aperte ed è un comune che spalanga le porte alle proloco affinché voi continuiate a fare quel lavoro certosino, importante, qualificante per i nostri paesi.